Rieccoci qui, buon pomeriggio cari amici social follower sul mio canale YouTube in quella di Lucia Deluxe Television. Oggi parliamo, come vedete anche dalla copertina e dal titolo, di motori, il motorsport, Formula 1 e MotoGP, che si appresta a vivere una nuova stagione. Come di consueto, una settimana prima la Formula 1 e quella successiva parte la MotoGP. Partiamo quindi dalle quattro ruote della Formula 1. Quest'anno 30 gare in totale, tra gare sprint e Gran Premio della domenica, 6 sprint del sabato e 24 della domenica. Per questioni logistiche sono ravvicinate le gare in Australia, Giappone e Cina. La Cina torna dopo diversi anni, di preciso 2019. Avvia quindi meno di un mese, il 2 marzo in Bahrain, ovviamente 2 marzo domenica la gara. Scusate, sabato, infatti qui leggo dove per il Ramadan si correrà di sabato, come anche in Arabia Saudita, Imola a maggio, Monza inizio settembre. Suzuka in Giappone si sposta dall'autunno ad aprile, la stagione terminerà l'8 dicembre ad Abu Dhabi. E ora andiamo ad elencare quelli che saranno quindi i Gran Premi. Partiamo quindi, come detto in precedenza, da Bahrain in Qatar, 29 febbraio 2 marzo. Qui dalla fonte leggo: qualifica alle 17, gara alle 16. Qualifica quindi che presumo dovrebbe essere al venerdì. Poi, dal 7 al 9 marzo in Arabia Saudita, qualifica alle 18, gara alle 18, Australia 22-24 marzo, qualifica alle 6, gara alle 5, Suzuka, Giappone 5-7 aprile, qualifica alle 8, gara alle 7, la Cina 19-21 aprile. La gara sprint qui non vedo specificato l'orario, ma la gara alle 9. E inoltre qui mi dice anche primo weekend con la sprint del GP di Cina. Nel 2019 l'ultima gara corsa a Shanghai, vinta da Hamilton su Mercedes, poi appunto causa Covid stop di 4 anni. Miami 3-5 maggio, anche qui orari delle qualifiche sprint non ancora definiti, gara alle 22, secondo weekend della sprint. Emilia Romagna 17-19 maggio, qualifica alle 16, gara alle 15, Monte Carlo 24-26 maggio, qualifica alle 16, gara alle 15, Canada 7-9 giugno, qualifica alle 22, gara alle 20, Spagna 21-23 giugno, qualifica alle 16, gara alle 15, Austria, che sarà il terzo weekend con la sprint, 28-30 giugno, al momento vedo qui, abbiamo solo l'orario della gara alle 15, Inghilterra, Gran Bretagna 5-7 luglio, qualifica alle 16, in gara alle 16, Ungheria 19-21 luglio, qualifica alle 16, in gara alle 15, Belgio 26-28 luglio, qualifica alle 16, in gara alle 15,
Paesi Bassi 23-25 agosto, qualifica alle 15, gara alle 15, Italia 30 agosto, 1 settembre, qualifica alle 16, gara alle 15, Azerbaigian 13-15 settembre, qualifica alle 14, gara alle 13, Singapore 20-22 settembre, qualifica alle 15, gara alle 14, quarto weekend della sprint con gli USA e Stati Uniti 18-20 ottobre, qui al momento sappiamo solo l'orario gara alle 21, Messico City, Città del Messico 25-27 ottobre, qualifica alle 23, gara alle 21, Brasile 1-3 novembre, quinto weekend con la sprint, sappiamo solo l'orario della gara alle 18, Las Vegas, sempre Stati Uniti, 22-24 novembre, sappiamo l'ora della gara alle 7, ultimo weekend di sprint col Qatar 29 novembre 1 dicembre, gara alle 18, si chiuderà da Abu Dhabi 6-8 dicembre, qualifica alle 15, gara alle 14. I team e piloti sono Red Bull, Verstappen e Perez, Ferrari, Leclerc, Sainz, Mercedes, Hamilton e Russell. Ovviamente sì, abbiamo saputo in anticipo che dal 2025 la coppia Ferrari sarà Leclerc-Hamilton, però bisogna rimanere sempre con i piedi ancorati ben per terra, senza farsi illusioni. Quest'anno e nei mesi e negli anni a venire, perché per vincere un mondiale comunque ci vuole un lavoro certosino. McLaren, Norris, Piastri, Aston Martin, Alonso, Stroll, Alfa Tauri, Tsunoda, Ricciardo, Alpine, Gasly, Ocon, Alfa Romeo Racing, Guangzhou, Bottas, Haas, Magnussen, Hülkenberg, Williams, Albon, Saint-Jeant. Chiudiamo con la MotoGP, che vedrà questi gran premi: Qatar, Losail, il 10 marzo, Portogallo, Portimao, 24 marzo, Austin, Texas, America, 14 aprile, Jerez della Frontera, Spagna, 28 aprile, Francia, Le Mans, 12 maggio, Catalunya, Barcellona, 26 maggio, Mugello, Italia, 2 giugno, Kazakistan, Sokol, 16 giugno, ma qui leggo soggetto a omologazione la riserva, e in Ungheria, Olanda, Assen, 30 giugno, Sachsenring, Germania, 7 luglio, Silverstone, Gran Bretagna, 4 agosto, Austria, Spielberg, 18 agosto, poi la pausa, riprende il 1 settembre, Motorland di Aragon, San Marino, Riviera di Rimini, Misano, 8 settembre, India, Budd, 22 settembre, Mandalika, Indonesia, 29 settembre, Motegi, Giappone, 6 ottobre, Phillip Island, Australia, 20 ottobre, Buriram, Thailandia, 27 ottobre, Sepang, Malesia, 3 novembre, Valencia, 17 novembre. Infine chiudiamo con i team e i piloti: Ducati Factory, Bagnaia confermato, Bastianini confermato, Pramac, Ducati prima, Martin confermato,
Franco Morbidelli nuovo, Gresini Racing Ducati Marc Marquez nuovo, Alex Marquez confermato, Pertamina Enduro VR46 Ducati Bezzecchi confermato, Fabio Di Gian Antonio nuovo, Aprilia Factory Spargarò confermato, Vignales confermato, Aprilia Trekhouse Racing Oliveira confermato, Fernandez confermato, Red Bull KTM Factory Binder confermato, Jack Miller anche lui confermato, Red Bull Gas Gas Tech 3 Acosta nuovo, Augusto Fernandez confermato, Yamaha Factory Quartararo confermato, Rins nuovo, Repsol Honda Marini nuovo, Joan Mir confermato, LCR Honda Zarco nuovo, Nakagami confermato. Quindi, come si dice, per esempio, in bocca alla musica, diciamo in questo caso in bocca ai motori, buona stagione a tutti. Intanto godiamoci la ripresa delle coppe europee di calcio, Champions, Conference ed Europa League. Per me che sono milanista spero in bene contro il Rennes. Noi ci vediamo alle prossime occasioni, forza Ferrari, forza Ducati, viva lo sport, ciao!